Buonasera, ben ritrovati cari telespettatori a Tu per Tu con il programma che alle 18 vi accoglie in diretta tutte le sere per parlare con voi di temi sempre diversi, con un denominatore comune che siano utili, utili per voi e utili in questo caso per la vostra salute e il vostro benessere. Diamo il benvenuto a una nuova ospite, in studio con noi c'è la farmacista Valeria Vidari. Buonasera. Ciao Maria Rosa e un saluto a tutti i telespettatori. Grazie Valeria di essere qui, di aver raccolto il nostro invito. Valeria è una farmacista, come vi ho detto, e anche informatore cosmetico qualificato. Che cosa vuol dire? Ho seguito un corso per sviluppare la mia passione in dermocosmetica e poter approfondire molti temi e quindi consigliare di conseguenza ai miei clienti, utenti, tutta una il filone, insomma, della dermocosmetica legato a problematiche cutanee, ma anche nella quotidianità, alla routine, insomma, di Per bellezza. mantenere la nostra pelle sana e quindi ovviamente quando una pelle è sana è bella di conseguenza, un po' questo il concetto. Sì, anche perché la pelle è comunque il nostro organo più esteso e quindi deve essere protetto, deve essere curato per quello che è ovviamente la parte medica e quindi dermatologica. Io mi occupo quindi di prevenzione e di trattamento quotidiano e quindi è il nostro organo più esteso, ci protegge da tutto quello che può arrivare all'interno di noi stessi, quindi è una Del nostro barriera. corpo. È il nostro organo più esteso, una barriera, è anche quello che le persone vedono per primo Esatto, il di nostro noi, biglietto da no? Il nostro visita. biglietto da visita. Ecco, che abbiamo voluto che tu venissi qua nei nostri studi proprio adesso perché arriva un appuntamento importante per tutti noi ed è l'appuntamento con il sole. Con la bella stagione, ovviamente vogliamo tutti beneficiare di quello che è il sole, di quello che sono i raggi solari, il calore, la bellezza dello stare all'aria aperta. Però dobbiamo essere prudenti e previdenti e quindi proteggerci. Allora, se avete delle domande su questo e anche altri argomenti da fare alla nostra farmacista, potete ovviamente interagire con noi, lo sapete, allo 0381 09 14 51 se volete chiamare in diretta. Se invece volete mandare un WhatsApp, ecco qua, io ho il telefono a portata di mano 366 11 88 002. Un po' è questo il mondo in cui ci muoviamo questa sera, quello della pelle e quello di proteggerla dai raggi solari. Perché, Valeria, la prima cosa che voglio chiederti, anche perché facciamo un'altra premessa, tu sei anche presente su Instagram come una farmacista in valigia. Essendo questo momento di partenze, vogliamo arrivare preparati e all'estate e alla partenza. Quindi, torno indietro, perché ora come non mai è importante proteggersi dai raggi del sole? Allora, abbiamo parlato di prevenzione, quindi la prima arma di prevenzione è sicuramente quella legata a fattori scatenanti, come ad esempio il sole, che purtroppo è un po' sottovalutato, ma è una delle diciamo, cause principali di problematiche cutanee legate non solo a un aspetto come può essere il rossore, l'irritazione, ma bensì anche a livello tumorale. Quindi partiamo dal basso, ma poi arriviamo a cose più concrete, più profonde e più pericolose. Quindi la prevenzione parte da un acquisto, e quindi quella di un prodotto solare e di una determinata serie di caratteristiche che si devono comunque tenere per poter gestire al meglio la nostra beauty routine d'estate. Quindi pochi prodotti buoni e partire dalla protezione solare, che è Ok, indicata per ognuno di noi, magari in maniera diversa. adesso di questo parleremo, però come mai è sempre più importante, come giustamente dicevi tu, il fattore sole è ancora poco considerato? Perché il sole, dobbiamo guardare il sole come un nemico, fra virgolette. Perché, come dicevo, è uno dei primi fattori che può scatenare delle problematiche a livello di cancro, a livello tumorale. Ma perché il sole è sempre stato sottovalutato, perché si pensava che il colorito acquisito durante l'estate fosse comunque un qualcosa di sano.
quindi la famosa abbronzatura sana. Certo. In realtà di sano c'è poco e niente, se non quella di esporsi al sole per beneficiare a livello di umore, a livello di produzione di vitamina D e quindi stare all'aria aperta, di convivialità, però a livello di prevenzione appunto non c'è niente di buono. Quindi dobbiamo imparare a stare all'aria aperta ovviamente per beneficiare del sole che, come giustamente ricordavi tu, scatena quella che è l'ottimo assorbimento della vitamina D e quindi tutte cose molto positive e poi anche fattori scatenanti per il buon umore. Insomma, dove c'è luce si sa, certo, che c'è buon umore, c'è vita. Ecco che però dobbiamo imparare a proteggerci un po', è un po' un ritorno alle origini, no? Perché negli anni 80, 90, forse anche 2000 c'era questo mito dell'abbronzatura, quel colore quasi marroncino bruciato, in cui ci si spalmava di qualsiasi cosa. Certo. Ricordo racconti di mia madre in cui insomma si spalmavano birra piuttosto che intingoli strani che magari addirittura faceva il farmacista, però oggi si conosce talmente tanto dei danni legati al sole che insomma si fa un altro percorso, quindi la prima azione principale è quella di scegliere in base al nostro fototipo la protezione adeguata. Ok, a questo punto ci dovrai dire che cos'è il fototipo. Certo, allora innanzitutto l'abbronzatura è un qualcosa che si scatena in noi quando appunto ci esponiamo al sole, alla luce e quindi è una reazione che può essere appunto una reazione negativa perché è una reazione di protezione, come un po' quando si entra in contatto con gli allergeni e la reazione istaminica è comunque una reazione protettiva. Perciò bisogna partire da questo concetto capendo che il solare ci scherma da tutti quei raggi, non solo del sole ma anche legato ad esempio agli schermi della televisione, agli infrarossi, quindi tutta una serie di raggi che sulla nostra pelle possono scatenare rossori, possono scatenare irritazioni, possono appunto dare origine a magari nei o alterazioni dei nei e quindi partiamo dal fototipo, nel senso che guardiamo la nostra colorazione di base. Quindi abbiamo un fototipo che parte dall'1 e un fototipo che può arrivare al 6 in base alla nostra concentrazione di melanina di partenza. Ok, questa analisi come si può fare, così a occhio, guardando, o ci vuole un esame più accurato? No, un occhio esperto come ad esempio quello di un farmacista può comunque arrivare a definire il proprio fototipo, che in realtà serve anche per consigliare una routine di creme, di skin care ad azione quotidiana anche indipendentemente dal sole. Ok, quindi conoscere il proprio fototipo è già un primo passo verso una corretta beauty routine, insomma, esatto. In generale. Nel caso di solari diventa ancora più importante, perché? Perché possiamo decidere a quale filtro solare appoggiarci, diciamo così, per proteggerci. Quindi se abbiamo un filtro, un fototipo 1, che è quindi un fototipo molto chiaro, quasi con i capelli comunque rossi, gli occhi molto chiari, che quindi si scotterà molto facilmente a un fototipo 6, che comunque è un fototipo molto più scuro, quindi con una eumelanina, si dice, quindi una presenza di melanina marrone molto più marcata rispetto alla feomelanina, che invece è quella che dà il colorito un po' più rossiccio, proprio tipico del fototipo 1. Perché poi è questa famosa melanina che dà... Esatto, è una combinazione dei due tipi di melanina che fa appunto la melanina. Ok, il nostro colorito. Esatto, sì. Okay. Fattore di protezione, hai già accennato a questo termine un paio di volte. Noi ormai siamo avvezzi a leggere sulle etichette dei prodotti, anche nella grande distribuzione, il fattore di protezione. Però spieghiamo bene che cos'è, come funziona. Innanzitutto, quando andiamo a acquistare una crema, quello che è fondamentale è leggere che i filtri solari sono contenuti e quindi viene specificata una sigletta che si chiama SPF, con un fattore che può variare da 15, diciamo come minimo, magari anche un 6, ma spero che non esistano più i 6. Partiamo da un 15, arriviamo a un 50 più, addirittura a un 100. Questo ci permette di capire l'intensità
della protezione, che non vuol dire quanto tempo io posso stare al sole senza scottarmi, ma simboleggia l'energia che la nostra pelle è in grado di assorbire prima di scatenare una reazione eritematigena, quindi di eritema. Però è importante non solo questa sigletta, ma anche che ci sia presente un UVA, proprio scritto UVA, cerchiato. Questo ci indica che il filtro solare è completo, sia nei confronti dei raggi UVB, che sono quelli che scatenano il rossore superficialmente sulla nostra cute, che gli UVA, che sono quelli che invece vanno a creare un danno molto più profondo e cellulare. E quindi sono quelli che sono, diciamo, più cattivi, perché non ci accorgiamo che ci sono, ma poi negli anni, nel tempo, ci portano insomma, problematiche molto più serie. Ok, quindi ricapitolando, sono tre le cose che dobbiamo controllare sulla confezione. Primo è il numero, quello è evidente. E perché tu dici speriamo che non esistano più i 6? La ritiene una protezione che fa come l'acqua nulla, fresca? Nulla, esatto, praticamente nulla, perché tieni conto che quando comunque ci si abbronza, cioè si prende un leggero colorito, è un po' un falso mito credere che si abbia già una protezione nei confronti del sole. In realtà è una protezione talmente bassa e talmente fittizia che è quasi nulla. Quindi non esiste più dire ah, sono abbronzato, non mi scotto o non mi proteggo, perché è appunto un falso mito. E perciò bisogna partire almeno da una 15 su un fototipo che magari è 6, oppure si può poi andare un po' a scalare. Ok, quindi, belli miei, anche se siete fototipo 6, quindi scuri di carnagione, la protezione la dovete mettere lo stesso e sempre. La protezione che fa per voi, abbiamo capito che è la 15 più o meno. Sì, ecco, poi ovviamente dipende, è talmente soggettivo che dipende ovviamente se si hanno zone di sensibilità, se si ha la presenza di macchie, perché non dimentichiamo, soprattutto per noi donne, che le macchie quando si hanno sono difficilissime da rimuovere, quindi anche in quel caso prevenire soprattutto in momenti particolari di vita, o se si assumono magari farmaci, o se si fa magari appunto se si è in gravidanza, quindi bisogna proteggersi sicuramente con una 50 più in quel caso, perché quelle sotto, diciamo, sono un pochino più troppo leggere. In quel caso. Anche perché non abbiamo detto una cosa molto importante, soprattutto per le signore che ci seguono da casa, che fra i danni e le cose cattive che sono imputabili al sole c'è anche l'invecchiamento cutaneo. Eh sì, esatto. Infatti il sole è uno dei primi nemici in questo senso. E quindi anche lì più ci si protegge meglio è. Ecco, a livello di salute in questo caso ci azzecca poco, no? Perché l'invecchiamento cutaneo magari per qualcuno può essere considerato più un fatto estetico. Però ovviamente se la pelle invecchia a livello visivo, credo che anche a livello di salute non è che faccia benissimo, quindi si capisce il perché. Allora, abbiamo detto il numerino, le altre due cose, ripetiamolo, sono che ci sia un fattore di protezione, giusto? E la sigla allora, è? Sì, la sigla è sempre SPF più il numerino. Il numerino sta a indicare, SPF, come dicevo, 15, 30, 50 più o 100, tenendo presente che 100 non vuol dire protezione totale, perché non esiste la protezione totale per un filtro solare, comunque per schermarsi dal sole. Cioè ecco, solo... quindi quelli che volgarmente chiamiamo schermo totale? Non esistono e non è più legalmente concesso di scrivere una cosa di questo tipo. Considera che i primi filtri solari schermavano solo dagli UVB. Poi, col passare degli anni e quindi con l'avanzare della ricerca scientifica, si sono introdotti altri tipi di filtri. Oggi abbiamo un prodotto molto analizzato, perché i filtri solari possono effettivamente avere anche dei lati negativi, che magari poi ti dico, però soprattutto vengono analizzati per essere resi molto completi. Quindi c'è il filtro che fa rimbalzare la luce e quindi poi questa viene appunto riflessa, oppure il filtro che assorbe l'energia, e quindi esistono vari tipi di composizioni che un'azienda può decidere di fare per avere il massimo della protezione. Il massimo della protezione.
Secondo te, no, la media della popolazione, se vogliamo consigliare così, un fattore di protezione al di sotto del quale non dovremmo scendere, per esempio io e te. Tu sei un po' più chiara, Io sono ovviamente. parecchio chiara e sul viso non scendo mai sotto della 50, ma in qualsiasi momento dell'estate, perché non è una mia priorità avere un'abbronzatura e quindi preferisco scegliere di E di proteggermi il avere più una pelle sana. possibile. Esatto. Poi c'è anche da dire che alcuni pensano che utilizzando un filtro solare molto elevato non si produca vitamina D. Questo non è vero, perché consideriamo che un filtro solare viene definito facendo dei test molto rigidi, il che vuol dire applicare una certa quantità definita ogni tot ore. Quindi questo definisce il filtro solare. Perciò un barattolo di crema dovrebbe durare 2 giorni. Pensa un po' a quanti solari dovremmo fare uso, insomma, durante Certo. l'estate. Invece non vengono mai usati abbastanza solari e la quantità di crema, che per il viso dovrebbe essere pari a 2 dita, non viene mai usata nella quantità giusta. Perciò è sempre sotto il valore definito. Quindi se Ok. io acquisto una 50, non sarà mai esattamente sempre in ogni applicazione una 50, sarà comunque un pochino più sotto. Lo so bene perché l'anno scorso ho preso un bel eritema di cui mi è rimasta la macchia, pur avendo applicato la 50, evidentemente non ne ho applicata abbastanza, quindi. Allora ti do una brutta notizia, perché la pelle ha una memoria e quindi quest'anno preparati, cerca di essere ancora, prevenire ancora di più rispetto all'anno scorso, perché sicuramente la tua pelle in quel punto di eritema è danneggiata, Rimarrà più sensibile. avrà una barriera sicuramente più alterata e quindi appena vedrà il sole dirà attenzione, Ah, l'anno ecco scorso mi hai perché molte fregato. persone dicono di essere soggette ad eritema, non è che sono soggette, perché basta una volta e poi. Sì, diciamo che può essere resa più probabile la riacutizzazione, comunque l'esposizione solare, poi ci sono tanti fattori incriminanti, però. Ok. Allora, siccome è arrivata qualche domanda, te la voglio fare. Ecco qui. Appena si apre, scusate, ecco qua. Alessia ci chiede, è vero che i fattori di protezione più alti non fanno abbronzare? Allora, questa è una percezione che abbiamo perché non arriva sulla nostra pelle a scatenarsi quell'abbronzatura finta delle prime esposizioni, quindi il famoso rossore o comunque quell'abbronzatura che vediamo per le prime 24-48 ore in realtà è un'abbronzatura finta perché viene provocata dal melanocita, che è questa cellula che spinge la melanina e quindi produce la melanina, a far ossidare la melanina che già è lì, quindi non viene prodotto nulla di nuovo. Si ha invece nei giorni poi successivi la produzione di melanina vera e propria, quindi è molto meglio che la melanina compaia, quindi l'abbronzatura compaia dopo tot giorni che nell'immediato. E non è vero che i filtri solari non permettono questo. Quindi, allora, perché adesso parliamoci proprio in parole povere povere, cosa succede? Che se una persona ha pochi giorni di vacanza, Hai che ragione. cosa fa? Di solito dice: no, vabbè, non mi porto una protezione, la 50, la 30, non me le porto perché già sto poco, voglio sfruttare al massimo i raggi del sole, perché c'è ancora questo mito dell'abbronzatura, anche se. Nell'antichità la pelle di alabastro era quella. Sì. Esatto, e poi pensiamo ad esempio ad oggi ai paesi asiatici dove comunque non prendono il sole, o pensiamo a Madonna che per una vita si è schermata totalmente con anche indumenti, perché anche gli indumenti possono schermare dal sole, poi ti dirò come. E quindi sicuramente dobbiamo mettere sul piatto della bilancia queste cose, Ok. soprattutto acquisire un'abbronzatura in 5 giorni per poi tornare a casa e spelarsi completamente, chi ce lo fa Non ne fare? vale la pena. Sì. Ok, quindi dobbiamo sempre rivolgerci a un professionista, fare valutare il nostro fototipo, di conseguenza andare a scegliere una protezione adeguata e attenzione a quest'ultima cosa, ossia che siano presenti più filtri possibile, oltre Sì, ecco. l'UVB anche l'UVA. Sì. Dicevi prima una cosa che mi ha incuriosita, perché hai detto i filtri possono in qualche modo danneggiare.
Allora, i filtri considera che sono il prodotto cosmetico, cioè l'ingrediente cosmetico più sotto sorveglianza, perché in effetti ogni tot anni si elimina un filtro perché magari ha dato tossicità, può essere può interagire a livello con gli ormoni del nostro corpo, quindi essere un interferente endocrino. Questo ovviamente spaventa. Quindi a volte anche sui social o nel mondo, insomma, nel mondo di oggi viene magari allertato con una notizia che effettivamente si Sì. riferisce ai filtri. Però questo ci deve far capire quanto sono importanti, perché sono, diciamo, possono essere paragonati quasi Sono a un molto farmaco. attenzionati, quindi. Esatto, sono molto attenzionati, cioè sicuramente più di qualsiasi tipo di ingrediente cosmetico, quindi Ok. non deve spaventare questa cosa. E poi anche per quanto riguarda gli interferenti endocrini dipende sempre dalla quantità. Noi non li mangiamo, li mettiamo sulla cute e quando li mettiamo, come dicevo prima, è talmente poco la quantità di filtro che mettiamo rispetto ai test fatti che spesso, insomma, sono proprio da non considerare. Un'ultima domanda di Chiara, prima di andare in pubblicità, ci chiede ogni quanto va rinnovata la crema. Allora, questa è una bella domanda, va rinnovata sicuramente ogni 2 ore, sicuramente dopo ogni bagno, dopo ogni sfregamento, perché anche l'asciugamano, ricordiamoci che passandolo tira via comunque quello che è appoggiato sulla nostra cute, quindi i filtri solari, quindi i cosmetici, e quando si ha bisogno di effettivamente protezione, quindi di base ogni 2 ore. Ok, bene, adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo perché abbiamo ancora tanti consigli da darvi per quanto riguarda l'abbronzatura corretta. Eccoci qui, torniamo in diretta, lo facciamo con la nostra Valeria Vidari, farmacista e informatore cosmetico qualificato. La trovate anche su Instagram perché lei è una farmacista in valigia, nel senso che è sempre con voi, ovunque andiate in viaggio, potete consultare e avere dei consigli dalla nostra Valeria, ma poi la potete trovare qui a tu per tu con. Stiamo parlando questa sera di fattore di protezione per quanto riguarda l'esposizione solare. Abbiamo capito tante cose, ma ci sono ancora molte domande perché devo dire che i nostri telespettatori sono abbastanza interessati all'argomento. Si vede che l'argomento tintarella e protezione della Bene. pelle interessa. Allora Alberto ci chiede se, vista la situazione dei nostri mari, posso fare un piccolo gesto cercando dei prodotti che non siano impattanti, ossia che non inquinino, una volta che lui va a fare il bagno, intende. Allora, ahimè, questo è un argomento dibattuto e ci sono tantissimi studi in atto. Quindi ad oggi la certezza non l'abbiamo ancora per nessun tipo di cosmetico. Si cerca di scegliere dei filtri, soprattutto alcune, insomma, aziende scelgono dei filtri che hanno un impatto minore. Considerate che dove realmente questo può avere una ripercussione sull'ecosistema marino, si consiglia di non metterli. Faccio un esempio, nei cenote in Messico c'è proprio il consiglio, no, l'obbligo di non applicare dei filtri solari proprio perché l'ecosistema è talmente precario e comunque difficile che i filtri potrebbero dare problematiche. Pensa te, insomma, che cosa interessante. Quindi in Sì. quel caso, un fototipo 1, come fa a proteggersi? Allora, sicuramente è consigliato per chi ha problematiche di ustioni, di eritema, di scegliere anche degli indumenti che abbiano un filtro che si chiama UPF e che proprio è paragonabile a un filtro solare applicato sulla pelle. Anzi, direi che è quasi più sicuro perché ovviamente non ha degli sbalzi di quantità sulla nostra pelle, è lì sempre posizionato su di noi e quindi ci protegge molto di più. Siamo Vedi ad sicuri di esempio? averle applicate ovunque. Esatto, vedi il cappellino, anche per i bambini è molto importante questo aspetto perché loro le creme, insomma, se le fanno mettere un po' così scappando qua e là, quindi la maglietta o il cappellino, diciamo che sopperisce a questa cosa Faccio proprio. sì perché ovviamente avevo 4 messaggi di mamme, le avevo tenuti da parte, sapevo che ci saremmo arrivate.
e si possono raggruppare in un denominatore unico. Aiuto bambini al mare. Che protezione è consigliata per i bambini? Allora, sicuramente una 50 è la più consigliata. Ci sono dei pediatri che consigliano una 30 sui fototipi un pochino più scuri, per una questione di stimolazione della vitamina D. Però, come ripeto, ad oggi è molto, più consigliato proteggersi con una 50 rispetto a che avere una 30 e, presupporre uno stimolo maggiore di vitamina D, che poi comunque avviene lo stesso. Ecco, io voglio dire, forse è più importante stare all'aria aperta qualche ora in più per stimolare la Esatto. vitamina D piuttosto che stare con una protezione solare che potrebbe essere non sufficiente, anche perché a differenza degli adulti che cercano l'ombra e cercano l'ombrellone, i bambini non se ne rendono No. conto e stanno sempre al sole. Quindi solidarietà verso tutte quelle mamme che da adesso fino a settembre passeranno la loro vita a 90 gradi a spalmare i loro. Esatto, io sono una di queste. E poi sì. soprattutto i bambini purtroppo soffrono tantissimo e questi anni ancora di più di dermatite atopica e quindi quelle problematiche legate a effettivamente secchezza, eczemi vari e quindi è consigliato sicuramente quello di scegliere un solare adeguato proprio specifico per la tipologia di pelle. Devo dire che sempre di più ci sono in giro per le nostre spiagge dei bimbi che utilizzano probabilmente questi capi di abbigliamento che dicevi tu con la protezione che si chiama UPF. UPF. Prima se ne vedevano pochi ed erano soprattutto, a dire il vero, Esatto, stranieri. quelli del Nord Europa sono molto avanti rispetto a questo prodotto. Però devo Sì. dire che adesso sì, tu pensa che io all'inizio, tanti anni fa, pensavo che fossero per la temperatura dell'acqua, no? Già, Tipo delle tipo delle mutine. mute. E invece no, sono Eh sì, per per proteggersi. proteggere per il sole. Devo dire che mo anche molte mamme italiane si Sì, sono infatti per me è stata l'anno scorso una salvezza, spero anche quest'anno, che non impari a togliersele da Quindi solo. tu lo Sì, utilizzi. lo E cosa utilizzo. sono, dei completini? Si può scegliere se avere dei completini oppure anche solo la parte sopra, perché bene o male la zona delle spalle e della testa è quella più sotto il sole e quindi è la zona dove ci si brucia un po' di più. Quindi è importante anche avere un cappellino. Sì, cappellino per quanto il bimbo possa tenerlo su, però volendo ci sono anche c'è anche la parte sotto. Ok. Ci sono anche delle tutine complete per i più piccolini. Perché sempre di più i bambini soffrono di dermatite atopica? Questo è un discorso molto più ampio e la risposta prevede un'indagine accurata perché dipende da tantissimi fattori, il sistema immunitario, piuttosto che magari addirittura chi è nato con parto cesareo, chi è nato con parto. Addirittura, Eh sì, quindi perché si entra in contatto con. va È tutto un bene, argomentino che è un potremmo argomento che sviluppare in un potremmo altro sviluppare un'altra volta, perché ambito. adesso no, ci sono delle altre domande che volevamo farti, perché dobbiamo riempire il beauty della vacanza, no? Quindi, siccome in commercio l'offerta ormai è davvero ampia, ci sono differenze e quali, ci chiede Anna, fra i cosmetici, sì, cosmetici forse Sì, anche fanno parte dei corretto, cosmetici. solari per il viso e quelli per il corpo? Allora, non dipende tanto dalla diversità del filtro in sé, ma spesso dalle texture. Spesso da quello che ci si mette dentro la crema, quindi fai conto che ormai le creme, cioè una volta esistevano le creme con i filtri ed erano molto semplici, venivano messi dentro dei filtri, basta. Adesso invece si tende a creare proprio una crema quotidiana, come può essere la tua crema di tutti i giorni, con il filtro solare, quindi non solo di protezione, ma anche funzionalità, ad esempio di anti-age, specifica per i rossori, quindi un'azione più lenitiva, soprattutto per quanto riguarda il viso, un'azione idratante, un'azione per pelli miste, quindi Ok. diciamo che non ha solo la funzionalità di proteggere, ma anche una funzionalità specifica per la tipologia di pelle ed è molto importante. Sceglierla bene perché bisogna amare la crema solare per poterla riapplicare spesso. In questo Certo. modo, insomma, non ci stancheremo mai. Ecco, hai detto una cosa importante perché vai, un prodotto ci deve essere simpatico, ci deve piacere Sì. per riapplicarlo. Quindi è anche una questione il profumo, no? È un fattore importante. Sì, ecco.
Fare attenzione alle profumazioni dei solari perché purtroppo, adesso parlo un po' a 360 gradi, in commercio ne esistono tantissimi tipi. E quindi io parlo per la farmacia, sono sicura che quasi tutte le aziende di farmacia hanno inserita la profumazione, una profumazione molto controllata, ma in alcuni casi è proprio il profumo che scatena la problematica di fototossicità, di macchie, eritemi magari, quindi il profumo lasciatelo stare È l'ultimo d'estate. fattore che dobbiamo. Esatto, ma anche i profumi che si applicano, diciamo, proprio per la profumazione della persona, fate molta attenzione d'estate, lasciateli proprio solo, spruzzateli proprio solo sui vestiti, in modo tale che sulla pelle non entrino Non in contatto, non arrivino. arrivino. Ok. E le texture sicuramente appunto differiscono per quanto riguarda il viso di più che sul corpo, ma sul corpo diciamo che tendiamo a scegliere una protezione con una texture più leggera, che può essere un fluido, un latte, uno spray, un vaporizzatore, anche se bisogna fare attenzione perché i vaporizzatori sono molto volatili, quindi nell'aria, nell'ambiente, sono quelli che si perdono più facilmente, sono comodissimi perché hanno anche i vasetti che se li ribalti funzionano lo stesso, però il consiglio è sempre quello di applicarlo come seconda applicazione. Ecco, ma è l'unico col quale Lo però riesco a raggiungere i miei figli. so. Però considera che se vai a misurare la quantità, quel famoso test che si fa sul prodotto solare, no? Che viene definita una quantità, quella quantità con lo spray viene raggiunta pochissimo. Paola, quanto tempo prima dell'esposizione devo applicare il prodotto? Allora, sicuramente il punto di partenza è applicarlo prima di uscire di casa. Questo perché poi ci vestiamo, parlo appunto del corpo, oppure ci trucchiamo, oppure insomma prima di esporci, cioè prima che il solare diciamo venga attivato, passa magari qualche minuto. Nulla toglie che poi le seconde applicazioni si possono fare ovviamente Certo. in spiaggia perché si ha già una base di partenza. Ed è anche un buon consiglio per le mamme perché in casa li bloccate Esatto, meglio. sono tutti nudi e potete rincorrerli come Ecco, volete. arrivi in spiaggia che il primo quarto d'ora ti puoi rilassare perché il solare gliel'hai già messo. Esatto. Hai parlato di trucco, quindi cosmetici, il trucco make-up e filtro solare. Come funziona? Allora, la base è sempre il filtro solare in crema, che abbiamo capito che è il più efficace. Per la riapplicazione, se sono truccata, effettivamente diventa un problema. Quindi si scelgono o questi famosi vaporizzatori che sono specifici anche per essere applicati sopra il trucco, oppure esistono dei sieri che nella riapplicazione bisogna solo fare attenzione a non spalmarlo troppo, ma picchiettarlo e quindi senza Ok. spostare troppo il trucco, ma se assorbono bene sono efficaci. Possono essere utilizzati gli stick, facendo sempre attenzione a passarlo più volte, perché lo stick in una passata non protegge quello che è definito dalla protezione. In 50, almeno 5 volte bisogna passarlo avanti e indietro per poter avere comunque, Addirittura. sì, perché è sempre una questione di quantità. Quindi un velo non serve a niente, 5 veli già fanno una quantità un Ok. pochino più Bisogna fare definita. proprio Esatto. un bello schermo. Oppure esistono i filtri, inseriti nei cushion piuttosto che nei fondotinta. E quindi quello, anche in quel caso, applicarne sempre una bella quantità, oppure i pigmenti che sono inseriti nelle creme colorate e quindi ci danno un'apparenza di essere Sì. insomma truccati. Ok. Allora, ecco qua. Sempre per quanto riguarda il trucco, i cosmetici, che cosa ne pensa la nostra farmacista delle creme colorate con fattore di protezione? Allora, bisogna sempre controllare quel famoso UVA cerchiato perché spesso sulle creme colorate, cito ad esempio quelle da profumeria, ma anche magari in farmacia, se ne trovano ancora, ci sono purtroppo ancora queste realtà di BB, CC, che sono appunto delle creme più leggere e pigmentate, che non hanno però il fattore UVA, quindi non vanno bene per l'esposizione solare, ma solo per così, diciamo, fare un po' di scena di marketing. Quindi mi raccomando di scegliere sempre SPF di un certo numerino UVA cerchiato e poi sicuramente sono efficaci, sempre messe in una quantità adeguata. Ma mi stai smontando un mito, perché io ero convinta che la CC, la CC Cream,
fosse una crema con anche protezione solare. Invece no, dobbiamo sempre Bisogna cercare. controllare ogni volta, sì, perché purtroppo ci sono ancora delle aziende che magari non sono così attente nella produzione di solari. Ok, invece se noi andiamo in farmacia, siamo tranquilli che a livello di fattori di protezione voi avete. Sì, per la maggior parte, ovviamente in farmacia adesso sono un po' mischiate, tra virgolette, le marche, quindi una farmacia sceglie a chi rivolgersi come azienda più seria o più chic o più Performante. performante a livello trucco, ma sicuramente il farmacista dovrebbe avere un occhio più attento in questo, quindi scegliere delle Scegliere, protezioni consigliare. più adeguate o comunque delle linee cosmetiche un pochino più sicure. Ecco, la domanda che non avrei mai voluto farti. Bene. Che cosa fare in caso di scottatura? Allora, sicuramente la scottatura è una reazione innanzitutto di vasodilatazione della nostra pelle, quindi un forte calore, perciò la prima cosa è cercare di raffreddare la zona. Possono essere messe un po' di applicazioni di acqua fredda o di ghiaccio, sempre tenendo conto di non scottarsi col ghiaccio, perché purtroppo è una cosa che spesso accade, quindi schermare bene il ghiaccio e fare magari delle applicazioni, e usare tantissime creme lenitive, idratanti, se poi è consigliato dal dermatologo, insomma, ci sono anche dei farmaci in crema che si possono utilizzare, ma quello ovviamente su indicazione e prescrizione medica. E poi fare appunto quello che dicevo a te, attenzione alle esposizioni successive, perché purtroppo la cosa ideale sarebbe applicare un bello, faccio conto che l'eritema venga qua. O la scottatura venga qua, non prendere proprio il sole con Un bello quello strato. strato di UPF in maglietta oppure di solare, sì. Prima hai parlato di cosmetici e di trucco d'estate. Ora, c'è anche chi si trucca in spiaggia e ben venga, no? Però anche d'estate non si sta solo in spiaggia, però si può stare ugualmente sotto i raggi del sole, no? Quindi Sì. essere esposti. Tu la protezione solare la consigli sempre d'estate o solo in spiaggia? Allora, considera che tutto l'anno ci sono dei filtri solari nel nostro ambiente e sono per la maggior parte gli UVA. Quindi d'inverno noi principalmente, anche quando non ci sembra che ci sia il sole, siamo colpiti dai raggi UVA, che sono quelli che arrivano alla cellula, sono quelli che danno alterazione del DNA e quindi possono alla lunga creare invecchiamento, macchie o problematiche cutanee. Mentre gli UVB sono solo nella fascia tra maggio e ottobre, quindi quando proprio realmente vediamo il sole. Quindi tutto l'anno dovremmo comunque schermarci, considerate che poi magari andiamo in montagna d'inverno e dobbiamo ricordarci che non arriva solo da sopra la luce solare, ma bensì anche in riflessione dal basso. Ecco, questo è il problema anche, le vecchie abitudini, no? Perché in montagna, ok, le peggiori scottature a volte si prendono in montagna, quindi io guai, bambini, ciao, appena arrivano sulle piste sono già tutti belli con crema solare, ma un'abitudine che abbiamo anche noi ragazze è quella di metterci sul materassino e andare a prendere il sole al largo, perché così Quindi lì non la si ha riflessione, sì. il senso del calore. Il Caldo. senso del calore è quello che ti E lì frega. sono i momenti in cui si torna abbastanza ustionati, quindi bisogna fare molta attenzione. In quel caso, se siete proprio degli amanti del sole, possiamo anche integrare con appunto, degli integratori che siano legati al concetto di protezione solare, che abbiano dentro degli antiossidanti, quindi che aiutino la pelle a proteggersi, creando una barriera sempre più resistente, per contrastare i danni solari. Ah, che meraviglia! Quali sono i migliori antiossidanti per la pelle? Allora, diciamo che ci sono diverse molecole, le principali possono essere ad esempio la vitamina A sotto forma di beta carotene, che si trova anche nelle carote, quindi eventualmente potete anche mangiare carote, l'eucopodium piuttosto che la nicotinamide, sono comunque tutti ingredienti che servono a aumentare le nostre difese immunitarie. Anche la stessa vitamina D a volte viene integrata anche d'estate, proprio sempre in prevenzione all'eritema. Si è visto da alcuni studi che è legata la bassa presenza di vitamina D a un'esposizione maggiore Ok, quindi in all'eritema. buona sostanza questi sono integratori che possiamo prendere per bocca. Sì, E magari quanto tempo prima è utile partendo iniziare? circa un mesetto prima.
Ovviamente tenendo conto che non sono assolutamente filtri solari, cioè non è che prendendo quelli si possono evitare gli altri. È sempre, diciamo, un qualcosa in più che si può fare. Perché i maschietti sono, insomma, un po' allergici alle creme solari, non riesci mai? Sono allergici alle creme in generale perché comunque hanno queste texture che un pochino si sentono e quindi effettivamente applicarle sulla barba, sui peli è sicuramente più impegnativo. Ecco, quindi per gli uomini quali sono le texture più? Le texture più leggere in assoluto, quindi fluidi. Fluidi in spray che esistono tranquillamente, oppure quei famosi spray invisible, quindi vaporizzatori che se no devono essere applicati così, hanno anche un effetto fresco, facendo sempre attenzione alla qualità. Meglio quelli che niente, diciamo. Esatto, bisogna mettere un po' sulla bilancia tutto. In commercio esistono anche dei solari che ti scrivono che sono water resistant, cioè ossia anche dopo il bagno non bisogna ripetere l'applicazione in teoria. In pratica che cosa dice la farmacista? Allora, il water resistant in realtà è quello che viene succede durante il bagno, quindi sono un pochino più resistenti rispetto ad altri filtri, quello sì, e ci sono dei test che sono fatti proprio in acqua e quindi abbiamo una sicurezza maggiore. Comunque quando si esce dall'acqua si fa probabilmente, suppongo, una doccia di acqua fresca per togliersi un po' il sale, o anche se non si fa, si deve assolutamente riapplicare il solare. Quindi water resistance sì, perché consente di proteggersi anche nell'acqua. Sì, esatto, sì, si ha una maggiore protezione durante il bagno. Quindi sono ideali magari per i bambini che stanno tanto in piscina? Ma un pochino per tutti, ormai la maggior parte sono comunque resistenti all'acqua. Okay. Poi bisogna fare attenzione, magari per i bambini un'altra cosa, agli occhi, perché spesso i solari bruciano negli occhi, soprattutto quelli con profumo. Quindi per quello che ti dicevo, bisogna poi valutare caso per caso, perché se una mamma mi dice: il mio bambino, ad esempio, l'anno scorso applicava una crema solare, andava benissimo, quest'anno gli brucia gli occhi e quindi ho dovuto cambiare e provare un'altra con proprio assolutamente senza profumo, senza alcol, soprattutto vabbè, per i bambini è un po' una prassi, però ci sono piccole accortezze che si possono definire con chi vi consiglia, insomma, i solari in generale. Ok, un solare per bimbi, no? Perché è proprio indicato, specifico per bambini, eccetera, eccetera. Può andare bene anche per la mamma? Ti direi di sì, può essere un buonissimo accorgimento di spesa e soprattutto di quantità di solare da portarsi dietro, però dipende, se tu mi dici sto 2 settimane al mare, ti dico il solare per il bimbo deve finire, cioè non devi portartelo a casa, e quindi è meglio se tu hai un tuo solare, non si può fare il contrario, ma comunque tu lo puoi usare. Ok, quindi... E un'altra cosa importante è sicuramente quello di rimuovere i filtri solari, perché sono dei filtri che non vanno, diciamo che la pelle non è contenta di averli sulla pelle, soprattutto nella notte, soprattutto quando non ci si espone. Quindi una banalissima doccia con l'acqua o comunque con un filo di bagnoschiuma, sempre molto delicato e lenitivo, li rimuove la sera ed è sicuramente, soprattutto per i bambini o per i soggetti magari con pelle sensibili, rimuoverli. Ok. Consigliato. Il solare va rimosso, sì. Una volta, ok, ottimo anche questo da sapere. Comunque sarebbe buona norma rimuovere un po' tutto quello che abbiamo addosso. Certo, prima. Anche perché comunque nella rimozione solare, tenete conto che questo potrebbe essere un altro argomento, la detersione è il primo step principale per avere una pelle sana, luminosa, e quindi la detersione serale comunque deve essere fatta per togliere tutte le cellule che si sono accumulate durante il giorno, l'inquinamento. Siccome abbiamo ancora veramente poco tempo, c'era un'ultima domanda che ci chiedeva degli acceleratori, ossia di quelle creme che si mettono prima per stimolare. Sì, allora hanno sicuramente una validità, è stato dimostrato che comunque c'è una accelerazione, nel senso che viene stimolata la melanina. Questo permette non di avere una protezione nei confronti dei raggi solari, ma di avere un colore un pochino più uniforme e omogeneo, perché permettono alla melanina di essere proprio più uniforme nella distribuzione, cioè la ridistribuiscono. Ok, quindi è utile. E invece gli autoabbronzanti, quelli spray che vanno molto di moda adesso? Allora, gli autoabbronzanti hanno la caratteristica di avere una reazione chimica sulla pelle quando vengono applicati. Non è niente di grave, non ci si deve spaventare la parola chimica, che spesso purtroppo viene presa come il male, però è un'abbronzatura finta,
Cioè, è un colorito che potete anche usare come escamotage per poi abbronzarsi meno al mare e così prendere meno sole, meno parte cattiva Ma del sole. finta, ma comunque innocua o No, finta? sì, è innocua, è Cioè, innocua. nell'accezione positiva del Sì, termine. sì, sì, Ma sì, in che sì, sì. senso dici finta? Che è un po' brutta? No, finta nel senso che comunque magari una persona si vede un colore, diciamo, abbronzato e marroncino e il giorno dopo si espone e dice: ah, caspita, io sono già abbronzata, mi proteggo meno. Ah, no, Quindi in quel no. Ah, ok, in senso, questo senso sì. intendevi, non fa da filtro. Non fa da filtro, Quindi è assolutamente. anche quell'escamotage di dire metto un po' di autoabbronzante così sono scura, mi scotto meno. Ecco, adesso ho Può capito. essere invece un segreto per prendere appunto meno sole. Ok, questo sì, allora ci piace. Grazie alla nostra Valeria Vidari Grazie e a a voi e tutti i a te. consigli che ci hai dato. Speriamo di vederti ancora prima della fine dell'estate. Vi ricordo gli appuntamenti della prossima settimana. Lunedì la nutrizionista, martedì la psicoterapeuta, mercoledì appuntamento col Pilates, giovedì parliamo con le associazioni dei consumatori, in questo caso ADOC di Pavia. Venerdì torna il nostro professional organizer. Ecco qua la nostra settimana. Ancora un ringraziamento a Valeria Vidari, seguitela su Instagram, lei è una farmacista in valigia. Con voi l'appuntamento è per la prossima settimana. Adesso la linea vola al telegiornale. Grazie a tutti. Grazie.